L'ospedale di San Donà inaugura la nuova ortopedia e la nuova sala Gessi. Cosa rappresentano per l'ULS 4? Rappresentano la riorganizzazione del servizio di ortopedia nella parte dell'ospedale di San Donà per quanto riguarda l'inaugurazione del reparto che avevamo aperto nel mese di febbraio, ma poi abbiamo dovuto subito chiudere per il Covid e poi riaprirlo definitivamente a maggio. Al piano terra, vicino al pronto soccorso e vicino alla radiologia, finalmente siamo riusciti a creare la nuova sala Gessi. Questo per il nostro personale, ma soprattutto per gli utenti, non devono più muoversi tra i piani dell'ospedale, ma chi ha una frattura dal pronto soccorso passa direttamente alla radiologia, alla sala Gessi, e può uscire dalla struttura. Ci sono anche degli ambulatori di ortopedia qui al piano terra, quindi sono nuovi servizi per i cittadini e soprattutto un modo nuovo di lavorare per il nostro personale anche per quanto riguarda i percorsi del Covid. Strutturalmente sono posizionate in modo molto, molto efficace in questo frangente di Covid-19, nel senso che dal pronto soccorso il paziente che non ha ancora fatto il test rapido e che quindi non sappiamo se è positivo o meno, o il paziente urgente che non può aspettare il test rapido, può arrivare direttamente dal pronto soccorso nella nostra sala Gessi attraverso una porta a lui dedicata. Successivamente può salire direttamente in reparto attraverso un ascensore, definiamolo sporco, direttamente in reparto attraverso una porta accessoria del reparto che non è la porta principale. In questa maniera noi riusciamo a dividere l'ambiente pulito, cioè Covid negativo, da un ambiente sospetto o, se mai dovesse capitare, Covid positivo. Quali sono le caratteristiche del nuovo reparto di ortopedia? È caratterizzato da 18 posti letto. Noi abbiamo aumentato di ben 29 posti letto complessivamente in tutta l'area chirurgica, quindi abbiamo adempito a quanto previsto dalla programmazione regionale. Ovviamente con l'aumento dei posti letto cominciamo a dare dei nuovi servizi e anche una migliore collocazione dei nostri pazienti. Giusto per darvi qualche numero, abbiamo effettuato circa 1.350 ricoveri nell'anno 2019, con un incremento, abbiamo visto, di circa il 10% per anno. Abbiamo effettuato oltre 1.600 interventi chirurgici, di questi abbiamo un 30% di interventi che facciamo in urgenza, e di questi fatti in urgenza noi abbiamo operato solo l'anno scorso ben 120 pazienti per frattura di femore. I nostri pazienti di frattura di femore sono, come un po' in tutte le aziende, molto anziani, che hanno più patologie, però grazie alla presa in carico precoce dei pazienti noi li operiamo. Il 98,5% di questi pazienti viene operato nelle 48 ore, quindi noi siamo proprio i best performer regionali. L'ospedale di San Donà, l'ortopedia di San Donà, è il best performer della regione del Veneto in questo campo, e anche a livello nazionale noi ci difendiamo molto bene. Può parlarci della degenza dei pazienti in questi reparti? Per quanto riguarda la degenza di questi pazienti anziani, mediamente si aggira intorno agli 8-9 giorni. Successivamente questi pazienti vengono presi in carico territorialmente per poter fare la parte riabilitativa, che è fondamentale per la buona riuscita dell'intervento. Abbiamo accorciato comunque parte della degenza in alcuni interventi, proprio perché accorciando il numero di giorni di degenza siamo riusciti a aumentare il numero di interventi e quindi ad accontentare più persone nell'arco dell'anno. Facendo due numeri anche per la sala Gessi di San Donà mediamente sforna circa 60 prestazioni al giorno, di cui 40 sono di visite ambulatoriali ordinarie e una ventina sono di richieste di pronto soccorso, per un totale normalmente mensile di 1.200-1.300 prestazioni. Nuove strutture e quindi anche nuove assunzioni. Abbiamo assunto nuovo personale per questo reparto, per il reparto di ortopedia, e quindi per circa 700.000 euro all'anno di costi, e quindi un bel numero di infermieri e un bel numero di medici nuovi che lavorano per la comunità. In questo modo San Donà di Piave è diventato quello che era previsto dalla programmazione regionale, centro regionale del trauma.